Ti volevo dare, per dimostrarti il mio amore, un caloroso abbraccio, ma tu l'avevi respinto. Infatti era una giornata afosa. Allora ti regalai delle fresche rose. Buongiorno da Venezia. Oggi ancora qualche regola per sapere come va pronunciata la O in alcune parole e poi andremo avanti con la E nei verbi. Inoltre la storia su cui esercitarsi e le risposte alle vostre domande. Ne sono arrivate un paio davvero interessanti. Ovviamente non sono a Venezia, ma Venezia va pronunciata con la E aperta. Per prima cosa vedremo come va pronunciata la O nelle parole terminanti in ore, come amore oppure amore. Successivamente vedremo le parole terminanti in OS più una vocale, come per esempio sposo o sposo. Per la pronuncia della E nei verbi vedremo l'indicativo imperfetto e infine la storia su cui esercitarti, la meravigliosa storia d'amore tra l'attore e l'aviatore. Chi è il presidente degli Stati Uniti nel 1985? Ronald Reagan. Ronald Reagan, l'attore! Per non perderti nemmeno un video, iscriviti al canale e attiva la campanellina delle notifiche. Ricordati che parlare meglio ti aiuterà a sembrare una persona migliore. Magari non lo diventerai, ma lo sembrerai. Oppure vuoi parlare come questi? Io non lo scoprirò mai, so cosa mi piace. Mai dire mai, caro. Quando si provano le bollicine francesi, rimane un ricordo indelebile. Parte intelligente. Una delle ragioni storiche per cui la O va pronunciata chiusa nelle parole di oggi è perché la corrispondente parola latina è una U. Per esempio, sunt, sono. Per esempio, culpa, colpa. Chiaro? Sono stato abbastanza chiaro? Mi spiace, non stavo ascoltando. La O delle parole che terminano in ore va pronunciata chiusa. Infatti dovresti dire amore, dolore, calore, attore, valore, cultore, censore, aviatore, splendore e così via. Splendore! Dolore! Ti ricordi di Eh sì, mi me? ricordo. Senti, mi dici dove posso trovare quel morbidone del sergente Martag? Beh, Dolores, per la verità sta accucciato tutto tremante sotto questo fanciullo. E dai, piantala. No, dai, dov'è il sergente? Gli devo È parlare. fuori stanza al momento, però non ha fatto che parlare di lei per tutta la settimana. Ma che mi Quello dici? per me ha preso fuoco. Scusa, ma che ti prende? Oh, un po' di sciame. Ah, sì. Questa regola non ha alcuna eccezione. La O delle parole terminanti in usa e oso va pronunciata chiusa. Infatti dovresti dire fiducioso, afoso, erboso, caloroso, insidioso, misterioso, roso, annoso, polveroso, vittorioso, nodoso, famoso, nuvoloso e così via. Qui qualche eccezione c'è. Sono le parole riposo, cosa, prosa, rosa, posa, sposa e sposo. Vieni, dai. Insomma, sei amico dello sposo. Sì, abbiamo fatto l'università Se insieme. vuoi un chiarimento su rosa e roso, vatti a vedere questo video sugli omografi. Eccoci finalmente alla E nei verbi, argomento che stiamo trattando già da qualche settimana. Se vuoi sapere infatti se si dice vorrebbe oppure vorrebbe, vatti a vedere uno di questi video. Modo, tempo, ricorrenza. Così come il congiuntivo imperfetto che abbiamo visto nello scorso video, anche l'indicativo imperfetto è molto molto semplice, perché tutte le E toniche presenti all'interno delle coniugazioni vanno pronunciate chiuse. Se prendiamo per esempio il verbo vendere, si dice io vendevo, tu vendevi, egli vendeva, noi vendevamo, voi vendevate. Essi vendevano. Ti sarai certamente accorta o accorto che in vendevamo, per esempio, la tonica non è la E, ma è la A, quindi le altre vocali all'interno della parola sono. Vai a vedere questo video, ripassa un po', eh? Ed ora il momento che tutti aspettavano, il momento del mio componimento. Chi è mai un leopardi? Quando puoi avere un trombino. È vero che mi è stato detto di accorciarlo un po', ma non ce la faccio. Il riposo è una cosa molto importante. Ricordo di un mio amico attore che non voleva mai farsi un buon sonno, nemmeno dopo le serate in cui aveva recitato la prosa, che è molto faticosa.
Lui era uno di quelli che si sorreggeva fino al mattino seguente bevendo caffè accompagnato da molto alcol. Uno fiducioso nelle sue forze, insomma. Ricordo che un giorno conobbe l'amore. Aveva incontrato un misterioso aviatore, uno splendore. Non sarebbe stato facile riuscire a diventare sposo senza una sposa, in un paese che ha l'annoso problema di essere pieno di censori. Che poi, i peggiori censori sono solitamente gente rosa, piena di rancore, di dolore, che poi si scoprono essere i pervertiti più dannosi. Comunque, sfuggendo ad un famoso ed insidioso inquisitore, gran cultore dell'eterosessualità, l'attore e l'aviatore organizzarono finalmente le loro nozze. Ma il mio amico attore, dicendo «Io non ho bisogno di riposo», stette fuori tutta la notte precedente al matrimonio. Vuoi che fosse un pomeriggio nuvoloso e molto afoso? Vuoi che sto attore si sentisse vittorioso? Vuoi che sia stato l'odore delle rose? Fatto sta che nel momento in cui avrebbe dovuto pronunciare il fatidico sì, l'attore cadde senza posa sul polveroso tappeto erboso e per un momento tutti pensarono «Questo matrimonio non sa da fare». Ma il caloroso aviatore, dimostrando il suo valore, si prese cura del suo sposo e una volta passato il colpo di calore, si poterono, finalmente, celebrare le nozze. Come al solito caricherò la storiella sul sito web con la giusta formattazione. Le parole che hai imparato oggi saranno indicate in grassetto in modo che tu ti possa esercitare leggendola ad alta voce. Il link è nel primo commento. Questa settimana ci concentriamo sul raddoppiamento fonosintattico. Federica e Daniel chiedono alcuni suggerimenti che credo possano essere utili a tutti quanti. Avevo già spiegato all'inizio della mia avventura qui su YouTube il raddoppiamento fonosintattico. Se vuoi andarti a fare un ripasso lo trovi in questo video, vai a vederlo senza pensare troppo alla qualità delle immagini. Uno dei casi in cui si attiva il raddoppiamento fonosintattico è quando c'è di mezzo un polisillabo tronco, tipo finché, andò, perché e così via. Infatti sarebbe corretto pronunciare perché no, perché sì, andò via e finché tu. Per esempio. Non voglio che questa puntata diventi troppo lunga, quindi ci fermiamo qui per oggi. La prossima settimana ti darò un'altra prassi dove si attiva il raddoppiamento fonosintattico, oltre a finire le regole della O chiusa e ad andare avanti con la E nei verbi. Non ho tempo nemmeno di leggere la parola del dizionario. Arrivo! Se nel frattempo ti viene in mente qualsiasi domanda, fai come Daniel e Federica, mettila nei commenti al video. Come al solito ti invito a mettere like a questo video, a guardare gli altri video sul canale, ad iscriverti e ad attivare la campanellina. Altrimenti gente che sei a Milano, gente, fega, sushi, fega, fatturato.